Hey Kamala, what are we going to say to Donald Trump in November? America, great again! Shooter claimed a life of... With the future president of the United And let me start by saying, I love Gen Z. I think Taylor Swift represents a lot of hope to the world. Taylor Swift rappresenta la speranza, è una luce splendente nell'industria musicale e così sono anche i valori che promuove nel mondo, il benessere per tutti senza discriminazioni. All groups of people. She's not discriminatory. I actually lost interest in Taylor Swift now that she did that. Non ascolto più Taylor Swift. Ora seguo la musica country, che non mi piaceva, ma adesso mi piace perché i cantanti country sostengono Donald Trump. Anche Taylor Swift diventa divisiva nell'America che va al voto in un anno elettorale tra i più straordinari della storia. Una bella fetta della generazione Z, coloro che sono nati tra la metà degli anni 90 e il 2010, andrà alle urne il 5 novembre. Sono 41 milioni i potenziali elettori tra i 18 e i 24 anni, un sesto del totale. Il loro voto potrebbe spostare l'ago della bilancia da una parte o dall'altra, dal momento che secondo l'ultima proiezione del New York Times, Kamala Harris e Donald Trump si trovano in parità assoluta nel voto nazionale, raccogliendo ciascuno il 47% dei consensi. Per conquistare il voto della generazione Z, Gen Z in inglese, entrambi i candidati non hanno lesinato sforzi. Il colpo potenzialmente più importante lo ha messo a segno la vicepresidente democratica. Appena si sono spente le luci sul primo e unico duello TV, è arrivato il sostegno di Taylor Swift, la più popolare delle star del momento, idolo di molti giovani. Una stella nel firmamento della musica pop che ha creato un legame profondo con i suoi fan, noti come Swifties, disposti a pagare cifre astronomiche, a fare code chilometriche e a viaggiare in paesi lontani pur di poterla vedere dal vivo sul palco. Victoria Addison, 30 anni, è una fan di Taylor Swift. Aveva acquistato il biglietto per andare al suo concerto a Vienna. È rimasta delusa che sia stato cancellato per il timore di un attentato. Per lei, il sostegno dato dalla pop star Kamala Harris non è stato certo una sorpresa. She really wants to stand up for... What she believes in. Difende i valori nei quali crede. Come ha detto più volte, vuole stare dalla parte giusta della storia, guardare avanti, come dice Kamala, e non tornare al passato. Non solo Taylor Swift, anche Oprah Winfrey, 41 milioni di follower su X, e molte star dello spettacolo si schierano dalla parte di Kamala. Donald Trump non ha nome di uguale peso mediatico da schierare, ma in campo è scesa la moglie con video che anticipano il suo libro di memorie, Melania, in cui si propone di replicare alle critiche che l'hanno accompagnato quando era First Lady, comprese quelle per le foto in cui ha posato nuda da modella. L'arte ha sempre celebrato la bellezza del corpo, ricorda, non siamo più in grado di apprezzarla, anche questo è un modo per fare breccia tra i giovani. Harris is favored over Donald Trump. Secondo i sondaggi, la metà della generazione Z voterà Kamala Harris, il 35% Donald Trump. Long Island, uno dei cinque distretti di New York, l'unico che vota in prevalenza repubblicana. È il 18 settembre, cappellini rossi con la scritta MAGA, Make America Great Again, t-shirt con la foto di Donald Trump che si rialza il volto insanguinato e il pugno alzato dopo il primo attentato alla sua vita, altre magliette con la scritta Voto un condannato. Le migliaia di persone che si mettono in fila per ore davanti ai controlli di sicurezza per entrare in questa arena non sono fan di un team sportivo, è il popolo repubblicano galvanizzato da un leader che è ormai tutt'uno col partito. Oggi Trump tiene un raro comizio a New York e ad ascoltarlo sono venuti in 15.000. And the reason I'm here.
Tra la folla in coda anche molti giovani. C'è chi pensa che il vento spiri dalla loro parte, chi ritiene di remare controcorrente. Penso che la mia generazione si stia spostando a destra. Nel 2016 non era così, ma ora è come se le persone si sentissero più libere di dire la loro. No, credo che la generazione Z penda dalla parte di Kamala, non di Trump. Siamo equamente divisi. Penso che tutto il paese sia diviso. L'impatto di star come Taylor Swift è un argomento controverso. Molti non pensano con la testa propria. Siccome Taylor Swift dice che voterà Kamala Harris, tutti gli Swifties voteranno Kamala Harris. Chi si fa influenzare dall'opinione di cantanti e attori non va al supermercato, non si rende conto di quanto sia aumentato il costo della vita. A Washington Square, vicino alla New York University, è più facile imbattersi in sostenitori della candidata democratica. Sono contento che Taylor Swift sia uscita allo scoperto. Subito dopo il suo messaggio è aumentato il numero di giovani che si è registrato per votare. Sì, i giovani e il voto, nota dolente, la loro propensione ad andare alle urne è più bassa della media. Non c'è dubbio che Kamala Harris sia più popolare tra i giovani di Donald Trump. Il problema per Harris è che tendono a votare in misura minore delle persone più anziane. Ecco perché uno degli sforzi della campagna democratica è di convincerli a votare. The Creative Coalition, organizzazione apartitica di difesa del settore delle arti e dello spettacolo, è in prima linea per cercare di colmare questo gap generazionale. La generazione Z si informa prevalentemente attraverso i social media, quindi le nostre campagne per spingere i giovani a votare, che prima erano condotte solo sulle reti televisive, ora hanno anche una presenza sui social molto significativa. Anche i partiti si organizzano. In queste presidenziali 2024, per la prima volta nella storia, la spesa in pubblicità elettorale su internet supererà quella sui media tradizionali. L'obiettivo è proprio conquistare la generazione Z in una corsa a photo finish, il loro voto più che mai determinante.